E con l'applauso degli organizzatori delle club, l'organizzatore del torneo estivo La Fata, se non sbaglio che sarà inizio giugno, poi ne parleremo, insomma, siete anche un po' una rappresentanza di tutta quella serie di tornei estivi che sono molto belli, che si fanno d'estate in provincia, da Borgofranco Po, poi ripeto, ne parleremo durante la trasmissione. Benvenuti a Piazza Pallone. Allora, è un periodo molto particolare della stagione, ormai siamo verso la fine, Mantova ha colto un buon punto sul campo dell'Alessandria, ma è un po' nata in questi giorni una sorta di di discorso su come il Mantova in questo momento dovrà gestire i prossimi mesi da tutti i punti di vista, sia da un punto di vista tecnico, perché insomma ci sarà da giocare, ci saranno degli spareggi, ci saranno delle cose importanti, anche nel far capire alla gente un po' com'è la situazione anche a livello societario, quali sono le aspettative, qual è l'entusiasmo anche da parte della società e anche della città intera sempre intorno al Mantova. E sotto questo aspetto insomma abbiamo un ospite graditissimo, insomma, che al quale ringraziamo, ed è Serafino Di Loreto. Benvenuto qui a Piazza Pallone, che prende nome dall'SDL Serafino Di Loreto, se non sbaglio, no? Sì, ma solo perché quando siamo andati dal notaio, come la chiamiamo la società, non sapendo e non essendo preparati sul punto, ho detto vabbè, chiamiamola SDL, visto, quindi è solo una questione di carenza di fantasia nel momento del rogito notarile. E Gabriele Ghisi, voce di Mantova, ciao, benvenuto. Buonasera. Sempre gradito ospite. Ciao, ciao Giulio, grazie. Allora, prima di entrare subito in tanti argomenti che vogliamo sviscerare con il signor Serafino Di Loreto, andiamo a vedere quello che è successo invece alla Moccagatta tra Alessandria e Mantova dopo. La curaprina comincia a farsi sentire, il Mantova sta ritrovando compattezza in ogni reparto e la squadra sta rispondendo bene anche contro squadre di rango. Il pareggio contro l'Alessandria è meritato, giusto con il rammarico forse di non aver spinto di più per conquistare la vittoria. In ogni caso, in vista di questo delicatissimo finale di stagione, le indicazioni sono positive. Ora ci sono 3 giornate che sulla carta sembrano propizie contro Pro Piacenza, Albino Lef e Pro Patria. Le 3 partite che nel girone d'andata hanno sancito il destino di biancorossi in questo torneo. La cronaca: mister Prina si dispone col 5-3-2 senza Caride Serena e con Marche a mezzo servizio. Titolari ci sono anche Scalise con Tripoli e Falù in attacco. La prima emozione giunge all'ottavo con Vito Francesco che conclude forte ma scrosta de via. La risposta arriva al 31esimo quadro di Sant'Antonio e bravo a trovare un tiro di sinistro che sfiora il palo. I grigi dell'ex direttore sportivo Giuseppe Magalini chiudono in attacco prima con un tiro di Boccalone e successivamente con l'ex Boniperti che non c'entra la porta da buona posizione. Il tempo si chiude con Morero che spedisce a lato. La ripresa si apre con l'espulsione di Morero per doppia ammonizione come per di Sant'Antonio con un secondo giallo dubbio per fallo di mano. Perde la pazienza anche Prina e il direttore sportivo lo spelle. Il match si chiude con gli attacchi dei grigi pericolosi come Zaviglia con un palo esterno e con Boccalone con Bonato attento. Sì, piccola correzione, non è il direttore sportivo che di gara. Ho fatto un piccolo errore, il direttore di gara che ha espulso il tecnico biancorosso. Allora, andiamo subito con te Gabriele per vedere per esaminare un po' questa partita, 0-0 che ci sta. 0-0 che ci sta, meritatissimo, una bellissima prova da parte del Mantova, devo dire nettamente al di sopra delle aspettative, chissà perché un po' tutti, insomma, qualche dirigente compreso era sbarcato ad Alessandria convinto, insomma, che purtroppo la superiorità tecnica netta da parte dei grigi alla fine portasse una sconfitta. Invece devo dire che la squadra si è comportata molto bene, ha dimostrato ordine, compattezza, tanta grinta e determinazione dal primo all'ultimo minuto, non ha mai perso la testa neanche nelle fasi magari più nervose, più difficili, quelle magari in cui l'Alessandria cercava con maggiore insistenza la via dell'attacco, e quindi anzi non ha neanche rinunciato, diciamo, a riproporsi in avanti, comunque a ripartire in contropiede, e quindi una gara che assolutamente ci lascia ben sperare per il futuro, per i play-out. Purtroppo da un punto di vista della classifica conta fino a un certo punto, perché con la vittoria del Cuneo sulla Feralpi Salò il distacco dal quart'ultimo posto è aumentato a 6 punti, però insomma, ripeto, sul piano della prestazione e soprattutto dell'atteggiamento e dello spirito messo in campo, secondo me è una prestazione forse la migliore, insomma, vista fino a questo momento. Adesso insomma mi pare che la squadra abbia l'impronta del mister. Purtroppo il grosso rimpianto, uno dei tanti rimpianti di questa stagione, è che Luca Prina sia giunto soltanto alla fine del campionato, insomma un allenatore che
sicuramente conosce bene, ecco, la categoria, conosce bene la squadra, sa come prendere i giocatori, sa dargli un'impronta, un'identità anche di gioco, anche maggior grinta forse magari rispetto a quanto visto prima, e quindi sì, in effetti mi sarebbe piaciuto vederlo all'opera magari un mese prima rispetto a quando è stato appunto ingaggiato. Speriamo non sia troppo tardi per salvare la stagione. Allora, SDL, parliamo di questo argomento perché io sono rimasto particolarmente impressionato il giorno della presentazione del Mantova in comune, quando appunto Serafino Della Detta ha fatto un discorso estremamente lungimirante e anche dettagliato su come si potrebbe così dare un senso anche in un investimento calcistico anche abbastanza importante come la Lega Pro, dove solitamente insomma anche l'investimento nel calcio insomma sono quasi tra virgolette un po' soldi buttati via per tantissimi motivi. Lei ha detto una cosa importante, ha detto fa il calcio di Lega Pro e il calcio in generale è uno delle è uno degli il sesto comparto economico in Italia. Esatto. E tra l'altro tra i più indebitati. E seconda cosa, tutti intorno alla squadra di calcio devono dare una mano perché altrimenti non si riesce ad andare avanti. Insomma, questo poi nel corso della stagione era questa un po' l'impronta che si doveva dare a Mantova con l'ingresso dell'SDL. Sì, il ragionamento che feci quel giorno, c'era la presenza del signor sindaco Palazzi che era il padrone di casa, mi ricordo che c'era anche il presidente della provincia, c'erano consiglieri, assessori comunali, insomma una bella ospitalità ci è stata data. Abbiamo avuto la possibilità, con tutta la squadra fra l'altro schierata sui banchi consiliari, di poter dipingere quello che poteva essere per noi l'idea del nostro impegno e quale poteva essere la visione. La visione era quella di ritenere che, visto che ormai il calcio e come è concepito, ormai è stato superato rispetto a elementi storicamente applicati nella gestione di società di calcio, perché come ricordavi perfettamente tu, quattrini si mettono e dal calcio non se ne tirano fuori, però bisogna avere le idee chiare su ciò che si vuole andare a raggiungere, e per raggiungere un risultato che sia quello di non galleggiare e di togliersi delle soddisfazioni, bisogna avere un progetto, e intorno a questo progetto occorre che ci siano dei protagonisti. Ora, i protagonisti chi sono? Sono coloro che vanno a condividere un'idea, e il messaggio che si voleva dare, visto che avevamo già avuto anche rassicurazioni da questo punto di vista, era che doveva essere quindi una cordata di imprenditori che doveva essere ulteriormente implementata anche con, tra virgolette, la garanzia e il supporto collaterale delle istituzioni, ma non per tirare la giacchetta alle istituzioni tout court, ma perché comunque le istituzioni rappresentano da questo punto di vista il garante, l'elemento superiore, ciò che veramente di etico rappresenta nella città, il punto di contatto e di collante in modo trasversale, perché una società di calcio non è un'azienda dove investi dei soldi e se li guadagni te li metti in tasca altrimenti fallisci e basta, è un bene comune proprio perché non c'è mai il ritorno economico finanziario, e quindi a costruire le regole di un percorso per un bene comune devono essere chiamati tutti coloro che hanno interesse, e chi per primi se non i mantovani stessi e le forze sane di Mantova, che credo che abbiano interesse a fare in modo di avere una squadra che sia specchiata dal punto di vista della gestione e dal punto di vista anche delle soddisfazioni dei risultati da raccogliere sul campo. Quindi noi che siamo stati cercati e chiamati da un'altra provincia e che abbiamo accolto con entusiasmo la richiesta di aiuto, abbiamo detto noi ci siamo, nella misura in cui però non si ragioni in termini tu hai il 51% e quindi dall'anno prossimo avrai tu la responsabilità e il cerino in mano di gestire un qualcosa, ma fu chiaro, e fin dall'inizio fu chiaro, che noi avevamo deciso di fare un percorso insieme e i nostri compagni di viaggio non avrebbero dovuto eventualmente
probabilmente sfilarsi o ridurre quello che doveva essere il loro impegno economico finanziario, visto che in un'impresa imprenditoriale poi alla fine servono anche i quattrini. Quindi identità di intenzioni sul progetto e anche volontà poi di mantenere le intenzioni per facta concludenda, come direbbero quelli che parlano difficile, mettendo mano anche al portafoglio. Quindi serve chiarezza, e le ultime tra virgolette polemiche, di cui in parte mi dispiaccio che siano state magari così enfatizzate e in parte anche distorte, probabilmente anche per un mio pathos partecipativo, che quando mi esprimo ovviamente lo faccio sempre con passione, ma questo chiaramente non vuole essere una giustificazione, ma semmai una spiegazione, ed è alla ricerca della chiarezza, perché senza chiarezza nella nebbia ci si nasconde sempre, e io amo invece esprimermi in modo molto diretto. A volte può dare fastidio, ma dà fastidio soltanto a quelli che eventualmente si sentono stanati da questo punto di vista. Dico subito che non mi sto rivolgendo e riferendo al sindaco, perché altrimenti nasce magari una polemica che non gradisco emerga nuovamente, ma non perché ho timore o ho paura di qualcosa, ma semplicemente perché nei confronti poi del sindaco Palazzi, come ho avuto modo anche di scrivere nella mia mia lettera aperta alla città, che è ai media, che ho mandato, fra l'altro nutro sinceramente, non lo dico per piaggeria, stima, perché è un politico di quelli veramente quadrati, uno di quelli, come si dice, che ha fatto il cursus honorum della politica, e quindi non è uno di quei parvenu che si è ritrovato ad amministrare la cosa pubblica per caso, è uno che ha studiato per fare quel mestiere, e ce ne vorrebbero altri che hanno studiato a fare quel mestiere, ad approcciarsi a questa situazione. E in meno di un anno che è in questa bellissima città ha sistemato tante tante cose. Forse sarà che ha dovuto sistemare tante cose con priorità incredibili, che la pratica Mantova è rimasta magari un attimo sotto ad altre pratiche più urgenti. E mi rendo conto, e concludo perché non voglio fare un monologo, che in un momento anche economico difficile, dove c'è tanta gente che ha il problema di portare a casa 1.000 euro al mese e mantenere la famiglia, parlare di panem et circenses, che è considerato un qualcosa ad abundantiam, sia magari da considerarsi non in prima fila tra le cose da affrontare, rispetto ad altre sulle quali lui è stato chiamato a dover risolvere, e notevoli, siccome lo leggo sempre, ho visto che alcune cose molto complicate le ha messe a posto. Ora però c'è anche questo figlio derelitto che è il Mantova Calcio. Dobbiamo decidere se deve rimanere un figlio bastardo oppure se gli vogliamo dare dei genitori consapevoli, che hanno le idee chiare, se hanno un'idea di percorso futuro, cosa gli vogliamo far fare da grande. Se ci sono idee chiare e se ci sono quindi intenti che non siano sì ci sarò, non ci sarò, mi riferisco quindi agli eventuali compagni di viaggio imprenditoriali, ma che dicono che ci saranno, ma non si capisce in che modo e anche dal punto di vista del quantum ci saranno, lei capisce, tu capisci che da questo punto di vista pianificare un'attività imprenditoriale non lo si può fare con i pensieri che non siano dei numeri da mettere sulla carta, perché il conto economico è fatto da delle entrate e delle uscite, e alla fine i conti devono tornare, altrimenti ci ritroviamo ad avere un Mantova che fa le montagne russe come l'extrasistole di un esame elettrocardiologico, sì. Okay? Per cui poi alla fine ogni anno si rischia di essere retrocessi o di vivere dei mal di pancia che francamente la città, i tifosi e tutto il contesto non meritano. Certo è che bisogna dire anche una cosa: nel momento in cui viene espresso questo problema, mi rivolgo anche a te Gabriele, è comunque in un periodo storico molto delicato, perché siamo a 3 giornate dalla fine con i play-out, e quindi la differenza di un'eventuale categoria potrebbe fare enormemente la differenza sul discorso, sai, dalla serie Lega Pro alla serie D, insomma il discorso cambia. È una domanda a me? Sì. Ah no, perché ho visto che hai fatto il suo nome, allora immagino ti sei agganciato come sponda per tirarmi la domanda. Ti spiego perché ovviamente io parlo di un investitore, di un problema, di un progetto, cambia molto se in Serie D o in Serie C. Insomma, tradotta, scusami, e non che voglio fare il tuo mestiere, cioè stai dicendo, cercare qualcuno che investe sapendo che se sei in Lega Pro è un conto, trovarlo se vai in Eccellenza o in D è un più altro, difficile, questo esatto, è il ragionamento. Esatto. Beh, allora... è corretto, ma dobbiamo chiarire alcune cose. La prima che mi sento di dire è la seguente.
Ritengo che riusciremo a salvarci sul campo. Che cosa vuol dire sul campo? Con questi play-out, che non sono altro che un allungamento del campionario ordinario, destinato per i play-off a chi ha meritato la chance di poter eventualmente salire di categoria, e per chi invece è nella bassa classifica, l'opportunità di potersi salvare per non retrocedere. Ok. Visto il tabellino com'è messo, e anche in modo rassicurante, come commentavate voi poc'anzi, la cura prima l'avete definita, ritengo che il Mantova abbia veramente le carte in regola per salvarsi sul campo. Però la tua domanda è: ritenere non significa essere sicuri, esatto. E quindi un eventuale investitore, tu esatto, dici, ancora, aspetta magari. Aspetta di sapere di che morte possa morire, mi tocco da questo punto di vista in modo scaramantico. Esatto. Il Mantova, prima di decidere se i quattrini vengono investiti su una prossima stagione di Lega Pro o su un'eventuale stagione su una categoria inferiore che ha meno appeal, meno importanza, meno rilevanza. Ora, io ritengo di ritenere che il Mantova Calcio, qualora anche non dovesse andare bene la fase dei play-out, non è una società che è destinata ad andare in Serie D, per un semplice motivo. Perché il Mantova Calcio, per tutta una serie di parametri che ha, l'indotto, la quantità di abbonati, la quantità di collegamenti in streaming, voi forse non lo sapete, ma abbiamo 1750 abbonati, circa 2400-2500 le persone comunque che allo stadio vengono, gli altri pagando il biglietto, circa 7000 sono i contatti in streaming per ogni volta che gioca il Mantova, di persone che si collegano. Questa è una notizia, non lo sapevo. 7000 vuol dire che 7000 più 2500 sono 9500 appassionati, tra virgolette, irriducibili, tra quelli che si recano allo stadio e quelli che non si recano allo stadio. Tanto è vero, se vi ricordate, quando abbiamo fatto l'inizio del campionato, quella amichevole con il Milan, sono stati circa 8600-9000 le persone che allo stadio sono venute. Guarda caso, è un dato che coincide con questo che io ho, perché so quali sono, lasciamo perdere che ci sono squadre, ad esempio il Benevento ci avrà 20000 persone che vanno allo stadio, più altri 20000 che si collegano in streaming, però a parte queste eccezioni che fanno punta. Vabbè, che poi ti posso dare anche altri dati, ricordo solo le richieste per il Mantova neopromosso in Serie B erano 30000. Ecco, quindi, questo, parliamo quindi, delle quindi stiamo parlando di una città che ha fame di calcio, ma ha fame di calcio anche di qualità e di rilievo. Quindi se solo si riuscisse a dare, da questo punto di vista, della qualità in continuità, io ritengo che Mantova troverebbe le ragioni per riscoprire degli antichi valori che però non sono ancora morti, come direbbe Guicciardini. No? Sì. Virtù contro furor, sì. Prendere allarme, fia combatter corto, che nell'italico cor il valore non è ancora morto. Ma Gabriele, sentite. Applauso. Ma è tutto merito dei gesuiti che mi facevano parlare, però non ti ho finito di rispondere. Sì. Noi abbiamo il dovere, il Mantova ha il dovere, la squadra del Mantova ha il dovere di guadagnarsi sul campo l'onore delle armi e l'onore della permanenza, non perché è stato rimandata a settembre ed è stata graziata, ma il dovere di dimostrare che ha i suoi fondamentali. Un piccolo messaggio è stato lanciato, nel senso che in qualche modo l'anno prossimo forse il Mantova Lega Pro ci rimarrà. Dei parametri tali, insomma, siccome che può avere ulteriori possibilità, insomma, di rimanere. Il presidente Gravina non è un mistero, e già il 21 e poi entro questo mese si dovrà discutere in Lega con tutti i presidenti delle società, cosa si deve fare della formula. E il presidente Gravina, che è una persona di grande cultura e di grande determinazione, ha detto una cosa molto semplice: il format a 60 squadre in Lega Pro deve tornare. Quindi questo che cosa significa? Abbiamo già capito, insomma. No. Che non significa quindi che uno deve dare l'addio alle armi e comunque va uno a il sedere salvato, perché sarebbe ignobile operare in questo modo. Ecco perché le regole non si cambiano in corsa. Significa che i play-out si fanno,
e chi deve retrocedere formalmente retrocede. Poi a quel punto 9 scendono e 9 salgono dalla D, ok? Però siccome il format da 54 a 60, ok, deve essere ripristinato, chi saranno i soggetti che per ripescaggio barra riempimento, poi qua sbizzarritevi nel trovare gli aggettivi, i sostantivi o gli avverbi del caso, dovranno essere presi in considerazione? Sono e devono essere presi in considerazione quelle società che A, sono in regola con i pagamenti e con la parte amministrativa e finanziaria, poi su questo vi dirò qualcosa, ok, cioè devi essere impeccabile, cioè devi essere un esempio. A questo punto ci sono vari concorrenti che premeranno e busseranno i cancelli per dire io ci sono io, chiama me, rimetti me in Lega Pro. E chi è che verrà chiamato a essere ripescato o nella logica di riempimento preso in considerazione? Saranno quelle società che per tradizione, indotto, importanza, blasone, e chi più ne ha ne metta di elementi oggettivi, qui quindi non si tratta di fare delle logiche di soggettività per cui qualcuno furbescamente ruba il posto a qualcun altro o trova qualche santo in paradiso per cui scorrettamente si prende il posto di qualcun altro. E concludo, il Mantova mi sembra che abbia tutte le carte stra in regola da questo punto di vista, okay. Ma che non sia questa, e veramente non vorrei che fosse questa la salvaggia, certo. Però siccome mi hai tirato la domanda, ma l'investitore per quale motivo dovrebbe? Perché investe sicuri i suoi quattrini in Lega Pro, punto. Non so se ti è sufficiente come risposta. Beh, direi che possiamo andare in pubblicità con l'applauso, direi. Bentornati a Piazza Pallone. Allora andiamo subito a vedere i risultati dell'ultimo turno di Lega Pro. Sigla. In collaborazione con Comet Oleodinamica, produzione e commercio componenti e sistemi oleodinamici. Allora, come potete vedere, la vittoria del Bassano 1-0 su Lumezzane, poi il Cuneo che ha vinto un'importante partita contro la Ferrarpi solo 1-0, vittoria della Cremonese, vittoria della Gian Ermino, qui c'è stato un piccolo errore sul campo in casa contro la Cremonese, 2-0 del Pavia contro la Reggiana, 1-0 del Sudtirol sul campo del Proprato con un gol clamoroso che poi andremo anche a vedere, poi pareggio tra Propiacenza e Renate. Sigla. In collaborazione con Comet Oleodinamica, produzione e commercio componenti e sistemi oleodinamici. Poca roba da far vedere durante la partita Alessandra Mantova, se non un episodio che poi vorrei commentare anche con Gabriele, l'espulsione di Sant'Antonio, che per me insomma è un po' clamorosa. Andiamo a vedere l'episodio, l'unico della partita da segnalare, eccolo qua. Iocolano, tiro, la palla sbatte sul braccio, doppio giallo e rosso, insomma per me è un po' eccessivo. Adesso andiamo a vedere l'azione bene, Gabriele cosa dici? Ma sì, un po' fiscale, insomma, considerando poi che era già stato ammonito, la palla l'ha presa, chiaro, però insomma era lì, avrebbe dovuto amputarsi le braccia probabilmente per non prenderla. Però tra i notti, ad esempio nel post gara, ha detto che è un'espulsione che ci poteva stare, lui probabilmente era anche lì vicino, quindi l'ha vista. E quindi sai, lì va anche a valutazione dell'arbitro, oltretutto era anche in buona posizione, forse ha voluto compensare magari l'espulsione che c'era stata un quarto d'ora prima di Morero, compensare tutto, ma può anche darsi. Comunque quest'anno sicuramente come arbitri non siamo stati fortunati, non è un alibi, lungi da me da creare l'alibi dell'arbitro, penso semplicemente che non siano di eccelsa qualità, del resto sono arbitri di terza serie, quindi non possiamo neanche presupporre insomma che siano i migliori d'Italia, e quindi qualche arbitro così diciamo c'è e l'abbiamo anche trovato, come penso che l'abbiano trovato anche le altre squadre. Allora ritorniamo in studio, Gabriele, un piccolo commento su quello che ha detto? Ah beh, aspetta, perché è impossibile fare un riassunto piccolo. Ma no, ma lui dal suo punto di vista ha assolutamente ragione, io non so che situazione gli fosse stata così dipinta quando SDL è sbarcata qui a Mantova. C'era un pregresso con cui SDL ha sicuramente dovuto fare i conti, che sono stati gli ultimi 5 anni in cui c'è stata una precarietà totale, in cui abbiamo cambiato presidenti come se fossero figurine panini, in cui abbiamo cambiato gli allenatori, in cui i risultati sul campo non sono arrivati, in cui c'è stata tutto fuorché chiarezza, quindi nulla che invogliasse diciamo le realtà imprenditoriali mantovane o anche extra mantovane ad investire sulla squadra.
ricordiamoci anche il periodo storico che stiamo vivendo, come hai detto giustamente tu prima, e quindi secondo me insomma era quantomeno ottimista, ecco, sperare che fin dall'inizio ci potesse essere qualcuno pronto ad affiancare a occhi chiusi, a scatola chiusa, il progetto di SDL. Quello che poi è accaduto durante l'anno, spiace dirlo, ha ulteriormente complicato le cose e secondo me non ha sicuramente aiutato nessuno a cambiare idea, ecco, quindi a intervenire a favore del Mantova. Parlo innanzitutto per quanto riguarda i risultati sul campo, che sono stati sono sotto gli occhi di tutti, sono stati negativi, nettamente al di sotto delle aspettative stagionali. Parlo anche per come è stata, per come sono state gestite alcune situazioni a livello di immagine, a livello di comunicazione, anche a livello di coerenza, a livello di progettualità sportiva. Faccio un piccolissimo esempio: a inizio stagione si parlava di impostare comunque una squadra di giovani con contratti, correggimi se sbaglio, con contratti comunque non particolarmente onerosi, ma era un nuovo modo, diciamo, di fare calcio, no? A lungo termine. E poi invece è stata creata una squadra di stelle, comunque di giocatori di Serie B dal passato glorioso. Era stata data come obiettivo la salvezza tranquilla, e la squadra invece che è stata creata poi è stata creata come così, per andare addirittura ai play-off o comunque insomma per occupare stabilmente le posizioni medio-alte della classifica. Alle prime difficoltà è stato esonerato l'allenatore, quindi è stato in parte sconfessato questo progetto. Nel mercato di gennaio è stata cambiata completamente la squadra, è stato rivoluzionato l'organico, anche lì con criteri completamente opposti a quelli che erano stati scelti in estate per creare l'organico, quindi non più giocatori di livello e di spessore, ma giocatori, non dico scarti, perché comunque sono giocatori che non giocavano nelle rispettive squadre, ecco, quindi comunque di profilo un po' più un po' più tranquillo. Sì, infatti quello che sta dicendo sono comunque, infatti lui vorrei anche spezzare una lancia a favore della società, cioè il fatto che sono stati molti errori sul campo, cioè a livello tecnico, sì, certo. Però a livello di, e purtroppo quello non è emerso, quello del ricompattamento organizzativo della società, che appunto con i risultati sportivi che non sono emersi bene magari ha oscurato l'altro. Posso dire questo? Ma sicuramente dai risultati secondo me dipende un po' tutto. Io sono convinto che se il Mantova fosse in una posizione di classifica come l'Alessandria, io non dico che ci sia la fila in Viale Te di imprenditori disposti a investire, ma sicuramente ci sarebbe più insomma comunque una predisposizione migliore, ecco, a parlarne, a sedersi attorno a un tavolo e iniziare delle trattative. Sono convinto che sia così. Ha tirato fuori 7-8 argomenti da 90, cercherò di fare un attimo d'ordine spiegando. Intanto, la società Mantova Calcio, distinguiamola, dal punto di vista organizzativo, amministrativo, gestionale, è una società impeccabile. Infatti è questo che poi volevo aggiungere. È tanto impeccabile dal punto di vista organizzativo, gestionale, amministrativo, tanto la squadra sul campo, nei risultati, ha fatto cagare, se si può dire, però cagare è scritto sullo Zingarelli e quindi si può dire. Stavo da per dire, punto ci inchiniamo di se non ci sediamo. VIP ce l'hai. No, vabbè, comunque andiamo avanti. Beh, credo che sia una formula dialettica d'uso comune, sì, che non penso per la quale si scandalizzi nessuno. È il calcio, si può dire. Eh? È il calcio che fa questi che scherzi. Che fa quella roba lì? Che fa venire. No, quello non dicevo che calcio fa quei brutti scherzi lì. Sì. E allora, tanto da un certo punto di vista la società è un esempio, ok? Tanto dall'altro i risultati di tabellino e sul campo sono stati diametralmente opposti. Non da ultimo la circostanza che ha consentito questa cosa di avere poi una rappresentanza addirittura in quello che è il contesto della Lega Pro. Non è che uno che arriva per ultimo ha la possibilità di accedere a un determinato discorso se dietro non c'è una società che è specchiata in quelli che sono le sue operatività e i suoi fondamentali. Certo. Ovvio che dal punto di vista della reputazione e della stima, quelli che sono
quelle che sono le uniche cose che al tifo e una città poi interessa non è se paghi bene tutti i conti, ma se vinci o perdi, insomma, no? Tant'è che c'è quel famoso proverbio: vince o imperator che il popolo t'acclama, della serie. Puoi fare tutte le cavolate che vuoi, no? In un certo senso. Però devo anche ammettere che a Mantova sono molto sensibili sui conti pagati, perché ne ha vissute talmente tante in questi momenti che infatti anche cerco di precisare, la gente che viene allo stadio, che sono comunque 2500 persone, anche in una situazione difficile sul campo, comunque gente che è anche contenta, diciamo, di non vedere comunque il resto che va, sì, che va allora, rotoli, perché questo è un punto a favore. Sì, è un punto a favore. Voglio dire, mi sarebbe piaciuto da questo punto di vista allora poter leggere anche delle esternazioni di stima al presidente Musso da questo punto di vista, che tanto si è speso ed è uno che per me è un eroe, nel senso che ci mette la faccia e si assume lui sempre in prima persona le responsabilità, anche quando non sono le sue, o quando non sono le sue in toto da questo punto di vista. È veramente un esempio per tutti da questo punto di vista. Però ultimamente, anzi fin dall'inizio, ho sempre visto anche sui blog e anche allo stadio stesso lo hanno gratificato di insulti e di reprimende da questo punto di vista, e non mi sembra di aver letto un mezzo applauso da questo punto di vista per dire: però al di là dei risultati sul campo, però la società c'è, la gestisci bene, sei, come dire, una garanzia di presenza e di tenuta sotto questo profilo. Okay. Quindi vale di più il ragionamento che probabilmente vediamo in altre realtà, no? Cioè, se lei va a vedere, se voi andate a vedere, ad esempio, sapete che la Pro è divisa in tre gironi, A, B e C. Nel girone A, a parte la Pro Patria che ha meno 3 punti per problemi di natura amministrativa, e poi vi spiego quali sono i problemi di natura amministrativa, il girone B ha 7-8 squadre, 5 squadre con problemi, cioè con penalizzazioni di punti, e 9 o 10 il C. 15 in tutto in Lega Pro. Ok, I problemi amministrativi sono che non paghi gli stipendi alle scadenze, quindi becchi le legnate. Vuol dire che c'è una situazione da questo punto di vista complicata sotto il profilo dell'approvvigionamento dei denari che servono per poter gestire la permanenza in una determinata serie, e quindi vuol dire che c'è una sorta di gestione allegra, o non, se non allegra, quantomeno non puntuale, o di quella correttezza che invece ad esempio il presidente Gravina vuole mettere. Tant'è che il presidente della Pro ha istituito un fair play finanziario, per cui a fronte delle uscite che hai e degli ingressi che hai devi avere delle percentuali sul conto corrente che servono a garantire le circostanze di poter far fronte e per evitare che, insomma, nel calcio, e che poi portano discredito all'immagine del calcio, in particolar modo poi della Lega sotto questo profilo, dei soggetti improbabili che pensavano che fosse amore, poi scoprono che è un calesse, e lasciano poi tutte quelle situazioni per le quali le società saltano, con tutti poi anche i problemi sul campo, perché una società che metà del campionato te lo fa col coltello tra i denti e l'altra metà i giocatori scendono, per non dire altro, demotivati sul campo, è ovvio che vanno a essere sfalsati, come dire, i rapporti di forze, e quindi quelli che potevano essere i risultati finali di anche degli altri competitor della stessa categoria. Detto questo, SDL si è approcciata come sponsor, e la cosa è chiara ed era chiara fin dall'inizio, perché è stata anche pubblicata a chiare lettere su tutti i giornali. Quindi SDL è intervenuta come sponsor per un'unica ragione, perché ha detto: siccome me l'avete raccontata bella, me l'avete raccontata buona, io vi voglio dare fiducia. E Musso dice: ci metto io la faccia, prendo io la presidenza, ok? Perché SDL vuole vedere quali saranno, al di là delle parole, i fatti. E quindi SDL è scesa in campo come sponsor, e guardate che per avere la scritta sulla maglia in Lega Pro bastano 70-80 mila euro, non si tirano fuori 2 milioni circa malcontati da questo punto di vista. E se l'ha fatto, l'ha fatto per dare fiducia a degli imprenditori, in primis mantovani, che sono delle brave persone che fino adesso hanno mantenuto fede agli impegni. Ma tra gli impegni, che chiunque altro ne dica di diverso, c'era anche quello che nel progetto, siccome abbiamo anche le registrazioni
registrazioni di una famosa cena dove poi è scoppiata una bega con l'ex presidente di Matteo, okay. Ce la ricordiamo, ecco, perfetto, dove c'era l'impegno a portare avanti il discorso nel triennio, l'anno in corso che si sta esaurendo, e i prossimi due. Che cosa vuol dire i prossimi due? Vuol dire che se mettiamo sul banco l'idea che servano 3 milioni di euro per parlare di numeri e non solo di filosofia, e qualcuno è il 30%, mi deve dire quando mi dà i 900.000 euro che sono il suo 30% di riferimento. Il fatto di sentirmi dire che no, noi siamo disponibili a esserci, ma volevamo tirare un po' i remi in barca, devo capire se i 900.000 restano i 900.000 o se diventa 150.000, perché altrimenti a questo gioco all'eventuale disimpegno, che può anche starci, ma allora se è disimpegno che venga dichiarato così, non che si faccia apparire una cosa e poi se ne faccia nella pratica un'altra, perché il conto economico va rispettato. Servono 3 milioni di euro, chi mette cosa, come sono distribuite le quote, chi mette cosa. Se uno ha il 30% deve mettere su 3.900.000 euro, se uno ha il 10% ne deve mettere la sua percentuale corrispondente. E queste cose, perché è scoppiato una settimana, 10 giorni fa, questa questione, è perché queste cose quando le stabilisci il 29 di giugno, quando poi 2 giorni dopo devi iscrivere la squadra, o quando i soci di una intrapresa si devono trovare prima per fare due conti da questo punto di vista e dire bene, cosa facciamo per l'anno prossimo? E ognuno è stato richiamato benevolmente ai suoi impegni, e da lì è scoppiata la bagarre. Io non avevo mai detto che ci sarei stato per gli altri due anni, noi abbiamo chiesto a chi di dovere di poter fare il facilitatore, chi di dovere in questo caso è il signor sindaco, al quale è stato chiesto di poter fare il facilitatore dell'incontro di possibilità, di potenzialità di anche imprenditori mantovani che potessero condividere un obiettivo sotto questo profilo, quindi anche con la possibilità che potesse fare qualcun altro il presidente, voglio dire, ma non come ti passo il cerino così le dita sono le tue che si ustionano, è chiaro qual è il ragionamento, certo. Ma perché noi siamo venuti a Mantova per amore del calcio, e in particolar modo io per amore di Musso, ma non perché sono innamorato di Musso in senso biblico, per me è un fraterno amico, è un come se fosse un fratello, e se mi chiede di dargli una mano in qualcosa, io non so dirgli di no. E quindi la SDL è entrata in campo come sponsor mettendo tanti quattrini, salvando la stagione passata, perché altrimenti sarebbe stata in Serie D il Mantova, subito. E se quest'anno è qui, seppur con tutti i mal di pancia, i mal di cuore, scusate, comunque la SDL, lo dico per qualche bloggerista strano che si diverte a usare le parolacce e gli insulti anziché il buon senso, ok, lo deve anche in parte, in buona parte alla SDL e ai soldini che la SDL come sponsor ha messo. Dopodiché, che cosa è successo? Quello che sembra Musso ha voluto ricompattare il ragionamento nel dire io sono l'unico punto di riferimento del Mantova, e per la verità nessuno aveva mai detto il contrario, però probabilmente qualcuno può avergli detto che io gli stessi in qualche modo togliendo la scena e non gli stessi lasciando magari nei rapporti o con le istituzioni o con le altre situazioni tutta quella serenità che eventualmente da qualcuno gli era richiesta o che lui riteneva gli fosse necessaria per manovrare, ed ecco che praticamente lo sponsor è stato scaricato dal ragionamento della gestione. Mi è stato chiesto quindi di fare un passo indietro, ribadisco, non era necessario probabilmente il comunicato stampa, bastava una telefonata e io avrei fatto un passo indietro e anche uno di lato, ben inteso che quando sono intervenuto sempre per la tutela dell'amico Sandro Musso e per la tutela del Mantova Calcio. Con questo non significa che io ho ragione e qualcun altro ha torto. Certo. Ok, fermo un attimo che devo volare in pubblicità, applauso. Bentornato a Piazza Pallone, applauso. Veloce, il gol dell'ultimo turno di campionato. Pro Patria su Tirol, il primo servizio di questa giornata di Lega Pro. La vittoria arriva per gli altoatesini con un clamoroso errore dell'estremo difensore della Pro Patria. Vedete, passaggio proprio sul petto di Spagnoli, quale realizza il gol partita.
su Tirol 1, Pro Patria 0. Rivediamo ancora il clamoroso errore del portiere della Pro Patria, ormai retrocessa. Vince il Pavia 2-0 contro la Reggiana. Il vantaggio realizzato dai padroni di casa al 37esimo. Adesso lo andiamo a vedere con Malomo. Questa azione con il pallone in scivolata arriva alla rete del vantaggio del Pavia, poi i gol diventeranno due con il solito Ferretti al 49esimo, 2-0 per il Pavia. Vince la Gian Erminio in casa contro la Cremonese nel derby lombardo. Il vantaggio molto molto bello, lo andiamo a vedere tra qualche istante, realizzato da Perico al 28esimo. Vedete il bel piatto al volo di destro, palla dentro per l'1-0 della Gian Erminio contro la Cremonese, palla all'incrocio. Ci sarà la reazione della Cremonese con il gol di Brighenti, il solito gol di Brighenti, quindi l'1-1, ma poi alla fine sarà la rete di Bruno a siglare 2-1 per la Gian Erminio. Vince il Bassano 1-0 contro il Lumezzane. A risolvere il match l'ex Pietri Biasi, l'ex biancorosso, che segna la sua maniera, quindi 1-0 per il Bassano contro il Lumezzane. Questa bella azione al centro dell'area, 1-0 del Bassano, poi il gol di Chinellato che porta all'82esimo i tre punti al Cuneo contro la Feralbi Salò. Sul filo del fuorigioco Chinellato realizza ancora una volta il gol per il Cuneo, quindi Cuneo 1, Feralpi Salò 0. Lo rivediamo, sempre molto bravo l'attaccante del Cuneo che tu per tu col portiere non sbaglia, 1-0 Cuneo Feralpi Salò. Velocemente subito la classifica del girone A della Lega Pro. In collaborazione con Comet Oleodinamica, produzione e commercio componenti e sistemi oleodinamici. Discorso ormai fatto per l'alta classifica Cittadella, che veramente basterà pochissimo per andare in B direttamente. Bassano, Alessandria e Pordenone, quelle che si giocheranno eventualmente i posti playoff. Vedete la classifica del Mantova, zona l'obiettivo superare il Cuneo per mettersi meglio in classifica, e poi Pro Patria ormai già retrocessa. Sigla. In collaborazione con Comet Oleodinamica, produzione e commercio componenti e sistemi oleodinamici. Il futuro del Mantova. Ma il futuro del Mantova sta scritto con la sua partenza, cioè il Mantova si ritrovò con i soci mantovani e con Musso, che disse: io rappresenterò il Mantova, ci credo, ci metto il mio nome, la mia firma e coinvolgo anche degli amici, tant'è che con 5 o 6 amici si intestò circa il 56-55% delle quote del Mantova con la SDL, che per seguire la sua visione diede una pesantissima sponsorizzazione. Con l'idea eventualmente che le promesse che erano state fatte, qualora fossero state poi mantenute, avrebbero eventualmente mantenuto in linea, in tiro, in pista i progetti, quindi la progettualità dei 3 anni, che cosa prevedeva? Quindi l'inizio cosa prevedeva? Prevedeva che i soci mantovani sarebbero rimasti per un triennio, ma rimasti a coprire chiaramente poi anche le condizioni economiche della percentuale delle quote che avevano intestate sulla budgettistica. Si erano impegnati a veicolare degli appuntamenti con amici imprenditori, con l'associazione industriale mantovana, eccetera, perché noi essendo di fuori non conoscevamo nessuno, loro chiaramente erano del territorio, stimate persone, cosa che però non ha sortito effetti, almeno ancora fino ad oggi, e l'impegno delle istituzioni in senso lato a poter fare da facilitatori per creare e contribuire a creare questo rassemblamento intorno alla società del Mantova, per creare le condizioni, consolidandole, di uno sviluppo reale e concreto. Se io, te e te decidiamo di andare in ferie e decidiamo che qualcuno ci deve fare, non so, il progetto del viaggio, dobbiamo andare in America Latina, faccio un esempio, e poi un mese prima della partenza chi doveva organizzare il viaggio dice: guarda che mi occupo d'altro, e chi doveva venire con te nel viaggio dice:
Ci ho ripensato, io ho un problema, io ne ho un altro, non ho capito quale potrebbe essere da questo punto di vista la conclusione. Non può sicuramente essere quella che qualcuno dica a Musso: siccome hai il 55% della società Mantova Calcio, tra te e i tuoi 5 amici che hanno rilevato le quote, sono affari tuoi. Perché queste sono affermazioni che si possono fare in una società come dire normale, una società di capitali con una finalità di lucro normale, non in una società di calcio, ok, che e per le sue caratteristiche ha e deve avere un'altra vocazione, perché in primis il presidente può essere Musso, ma il Mantova è prima di tutto dei mantovani, che fu la ragione per la quale io feci quella famosa battuta: ma questa squadra, questa società interessa i mantovani. Ma siccome non mi piace, non so come dire, tirare il problema addosso agli altri, se non responsabilizzarmi io per primo, mi sento di fare una proposta, una battuta qui in questa sede e dire: a condizioni che la gestione Musso, e quindi Musso, al 30 giugno consegni la società pulita dai debiti e dai, non perché ce ne siano, ma voglio dire, tutto quanto deve essere pagato e consolidato al 30 giugno sia a posto, ok? Io a titolo personale, quindi non parlo come SDL, anche perché c'è un presidente di un consiglio di amministrazione che la rappresenta, ancorché da me, dal mio socio, come dire, nominato nella gestione operativa e organizzativa, però siamo gente che in qualità di proprietà non andiamo poi a interferire in quella che è la gestione. Noi siamo i soci fondatori, io e il mio socio Stefano Pigolotti del Mantova e della SDL, ok, e come proprietà abbiamo nominato una nuova gestione operativa e organizzativa della società e non vogliamo interferire. Detto questo, in qualità di ex sponsor, perché all'epoca rappresentavo sia la parte amministrativa insieme al mio socio che la proprietà, ok, adesso sono disgiunte i due elementi, dico però, mi metto in prima persona e dico: al netto del fatto che Musso consegna al 30 giugno la società e non ho dubbi che così sia, perché gli economici sono stati anche già destinati e quant'altro, senza quindi problemi di natura economica di ulteriori, quindi altre spese che non si devono fare da qui a giugno, io a titolo personale sono disposto a investire un milione di euro come Serafino Di Loreto nel progetto del futuro, visto che mi hai fatto la domanda qual è il futuro del Mantova Calcio, ok? E a patto che, con l'aiuto degli imprenditori mantovani, non solo i tre che sono in società, i tre, quattro che sono in società, ma dell'imprenditoria mantovana, supportata e veicolata dalle istituzioni, e quindi mi rivolgo con molto rispetto, umiltà e sincera richiesta di supporto ed aiuto al signor sindaco, perché rappresenta istituzionalmente la squadra del Mantova, il Mantova e tutto, okay, il contesto in questa logica, il fatto di reperire sul mercato, ok, un totale, una budgetistica di 4 milioni. Uno ce lo mette io, poi ci sono i soci conclamati quotariamente parlando, ok, questo me la sono inventata adesso, ok, ok, e altri che volessero eventualmente partecipare o come sponsor o come anche con un posto nel consiglio di amministrazione, raccogliamo un importo di tutto rispetto e costruiamo un Mantova con i controargomenti per poter fare la differenza e poter dare a questa squadra, a questa città, la dignità di un posto anche sotto il profilo del prestigio calcistico che ormai ci ricordiamo soltanto, ma che si merita. Per fare questo basta chiacchiere, basta parole, servono fatti concreti. Il mio fatto concreto è quello di dire: sono disposto per questa squadra, per questa società, a investire 1 milione di euro. Voglio vedere quante altre persone sono disposte a fare, non dico altrettanto, ma dare il contributo sotto la regia del sacro nume tutelare che è il signor sindaco, se vuole da questo punto di vista essere vicino a questa squadra, come non dubito che così sia, per fare in modo di unire delle sane forze e mettere insieme questo tipo di budget. In questo modo io ritengo che avremo soltanto un roseo futuro, e visto che il roseo futuro, dicevi prima e ti cedo subito la parola, è determinato dal fatto che imprenditori ulteriori metteranno mano al portafoglio quando vedranno che i risultati saranno positivi, io credo che con un budget di questo tipo riusciremo a mettere in campo qualcosa di serio per avere risultati positivi.
positivi e per cui nessuno possa più eventualmente trovare motivo di nascondersi. I fuochi d'artificio, abbiamo sentito. Ok, pubblicità, subito, pubblicità, dopo. Pubblicità. Subito, la perla della settimana, dopo. La perla della settimana è offerta da... Cosa cela una bottiglia di vino? Un sapore unico, autentico, nuovo e familiare. Un'emozione che ti accompagna in ogni occasione. Un sapore che omaggia la tua tavola con la regalità dei suoi numerosi riconoscimenti. Cantine Virgili, un sapore irrinunciabile. A fine anno la redazione sportiva di Telemantova sceglierà il gol o l'azione più bella dell'anno. L'autore del gesto tecnico migliore verrà premiato dalla Cantina Virgili con 100 bottiglie di Lambrusco Pieffoc. La Cantina Virgili e la redazione sportiva augurano in bocca al lupo alla squadra e forza Mantova! La perla della settimana è stata offerta da... Cosa cela una bottiglia di vino? Un sapore unico, autentico, nuovo e familiare. Un'emozione che ti accompagna in ogni occasione. Un sapore che omaggia la tua tavola con la regalità dei suoi numerosi riconoscimenti. Cantine Virgili, un sapore irrinunciabile. Subito, telecamera, prossimo turno. Andiamo. In collaborazione con Comet Oleodinamica, produzione e commercio componenti e sistemi oleodinamici. Allora, vediamo Mantova Propiacenza, si gioca domenica alle 18, il resto vedete Pordenone Cuneo, Cremonese Propata, su Tirolo Alessandro, Lumezzane Pavia, Padova Gian Ermino, Reggiana Albino Leffe, Feralpi Solò Cittadella e Renate Bassano. Sigla. In collaborazione con Comet Oleodinamica, produzione e commercio componenti e sistemi oleodinamici. A Marcord e resto un'altra volta perché oggi è stata una puntata abbastanza importante. I complimenti da farli immediatamente dopo, facciamo l'applauso a Elia Pavesi, la sua Beretti, la Beretti del Mantova per il terzo anno consecutivo ha conquistato le finali, un risultato straordinario, davvero unico per uno che le giovanili del Mantova le ha seguite poi per tanti anni. Davvero complimenti a Elia Pavesi e alla sua Beretti. Parliamo con applauso, giusto, ci sta. Allora, parliamo con uno di voi, vi faccio passare il microfono di questo torneo che fate a Borgofranco, che siete un po' in rappresentanza di tutti, sì, i tornei che ci sono d'estate. Salve. Che sono tra virgolette molto belli e dove ci sono delle grigliate di carne stupende, io ci vado volentieri, soprattutto a Nuvolato di Quistello, quale saluto, ma so che anche voi, però insomma due o tre grigliatine. Siamo specializzati in tartufo noi a Borgofranco. Al quale io mi inchino davanti al tartufo di Borgofranco, sì. Poi devo stare attento perché ci sono lì molti paesi. Allora, dimmi tutto. Siamo un gruppo di ragazzi che si stanno impegnando per riuscire a organizzare la seconda edizione del Memorial Michele La Fata, che è un torneo notturno di calcio 7 che si svolge dal 6 giugno al 1 luglio nel campo parrocchiale di Borgofranco sul Po. Siamo molto contenti del nostro primo anno, è stato un ottimo successo e stiamo cercando di riproporlo, cercando sempre di migliorarci. Per questo siamo alla ricerca di sponsor e anche ci sono rimasti 2 o 3 posti disponibili come partecipanti per le squadre e per questo lasciamo i nostri contatti, che sono la pagina Facebook che si chiama Memorial Michele La Fata Torneo di Calcio 7 e la nostra email che è memorialmichelelafata@gmail.com. Hai detto che il presidente del Mantova metterà 1 milione sul vostro... Volentieri. Solo il presidente. Basterebbe molto meno per aiutarci. Allora, complimenti, allora in bocca al lupo per tutto. So che comunque è l'edizione numero... È la seconda edizione. Seconda edizione. Dopo un ottimo successo della prima edizione. Ok, perfetto. Allora intanto riprendo il microfono. SDL, battuta finale. Penso che le abbiamo già fatte prima, le battute, è il momento adesso... Cioè, nel senso, una battuta non è... È una battuta promozionale. Io spero che venga colto lo spirito della serietà
che nei fatti si è e ho voluto esternare. Quando c'è un momento di difficoltà bisogna da questo punto di vista ragionare facendo delle proposte pratiche. Io ritengo che metter mano, oltre che all'idealità, alle idee chiare, al portafoglio, sia il modo più completo e serio di esternare, di fare battute, facendo sì che alla parola seguono i fatti. Occorre che anche quelli che dicono di tenerci al Mantova facciano la differenza, ma quando dico anche quelli che dicono di tenerci intendo tutti, e secondo me tutta la società civile si deve sentire mantovana coinvolta in un abbraccio d'amore per questa grande squadra che ha una grande storia e merita un grande futuro. Quindi la notizia è 4 milioni di euro per fare un grande Mantova. Uno ce lo mette Serafino Di Loreto, e questa è la cosa più importante. Il resto ruota per fare un grande Mantova il prossimo anno. Piazza Pallone, questo regalo ha dato Serafino Di Loreto e l'ha dato ai telespettatori. Da qui in poi, poi tutto si vedrà. Comunque questo è un bel lancio. Gabriele, cosa dici? Prepariamoci a un'estate di fuoco, l'ennesima. L'ennesima. Speriamo con l'happy end. Ok, allora ringraziamo Serafino Di Loreto, grazie di essere venuto qui in trasmissione. Gabriele Sghisi della Voce di Mantova. E noi ci rivediamo il 25 aprile con una puntata speciale. Forse avremo anche qui, adesso vediamo se riusciamo a organizzare con il nostro detto stampa, con la detto stampa del Mantova Pecoraro, di avere qui l'allenatore del Mantova il 25 aprile in una sorta di piccolo faccia a faccia, benaugurante per il futuro dei biancorossi, insomma. Ciao a tutti e noi ci vediamo alla prossima. Arrivederci.